Sono diventata vegetariana a 17 anni, ai tempi mi importava soprattutto del benessere degli animali. Questo è ancora valido perché se penso al trasporto degli animali attraverso tutto il continente, attraverso i mari, fanno veramente pena e anche come vivono nella grande industria della carne non è una cosa che vorrei sostenere. Nel corso degli anni si sono aggiunti però anche altre motivazioni come la salvaguardia del clima, dell'ambiente o della solidarietà, della giustizia internazionale, perché più terra viene usata per la coltivazione di cereali per gli animali, più questa terra viene sottratta alle persone, soprattutto agli uomini, alle donne, ai bambini, soprattutto nei paesi più poveri. E si pensa spesso che i vegetariani mangiano male, che i vegani rinunciano a tante cose, ma sempre di più anche la gastronomia scopre quanto è interessante usare la sfida del cliente, della cliente vegetariana per fare cose buone. E negli ultimi anni si è sviluppata anche una magnifica cucina anche raffinata vegetariana e vegana. Quindi non è una questione di rinuncia, è una questione di pensare a un altro modo di mangiare. E per questo penso anche sempre di più che non bisogna neanche essere tutte quante vegetariani e vegani al 100%, quella è una splendida scelta, ma si può anche essere vegetariani durante la settimana, vegetariani per sperimentare cose nuove, vegetariani per il gusto di esserlo o anche semplicemente perché ogni tanto si ha voglia. Tutto questo aiuta la nostra salute, il pianeta e gli animali.